poi il fronte non era arrivato a Montescudo. Ha tardato poco a arrivare. La sera ha fatto un concerto. L'ha messo su questo che era sfolato. Lui era un appassionato della musica lirica. Ha portato su da Rimini tutte le sedie che c'erano, perché le aveva tutto lui. Ha riempito questa sala grande a Faetano. Poi ha fatto una sera un concerto vocale strumentale. È stata una cosa meravigliosa. C'erano tutti, quelli di Faetano, ne avevano tanti luoghi sfollati che venivano da fuori, e avevamo riempito. Ero una signorina quando è passata la guerra. Mi ricordo quando sono arrivati i tedeschi. Sono arrivati in una notte, eravamo tutti a letto, avevamo le case, eravamo ristretti tutti, perché avevamo messo tutti gli sfollati di Rimini che erano corsi su in campagna per trovare un posto per non morire sotto le bombe qua giù. E sono arrivati e hanno preso subito posto davanti, che noi le chiamiamo lager, lo spazio davanti che era anche molto grande, e poi di dietro, le case, e con le loro camionette, con i loro mezzi, erano molti. E uno ha chiesto a mio padre: dovrei mettere questo filo alla sua finestra? Allora mio padre, poveretto, ha avuto un po' paura, perché nella camera eravamo ristretti, quella era quella dove aveva le tre figlie, una 18, una 20, una 22, così insomma. È venuto di sopra che il tedesco non ha acceso la luce, niente. Guardi che io essere gentiluomo, ho detto. È andato dritto alla finestra, ha lasciato quel filo che doveva lasciare ed è tornato indietro. Non ha detto niente, né a noi, che noi stavamo sotto le lenzuole, diciamo. E poi è andato via, è andato. E di sotto avevano messo su da una parte lì, che era poi dove noi l'avevamo affittata a quelli di Rimini qui, e lì facevano da cuochi, una stufa grande, ci facevano da mangiare. E poi ho avuto fortuna che c'era uno sfollato di Rimini che sapeva parlare tedesco, ha allacciato subito con uno di loro, e poi noi siamo stati lì un po' di giorni e abbiamo preso la nostra strada. Noi siamo andati a San Marino, a Faetano avevamo una zia, e questa zia aveva fatto il rifugio, guardava con la bocca verso il fronte. Ma dove si andava? Non avevano un altro posto, siamo stati lì anche noi. Dopo ne venivano sempre altri. C'era un povero disgraziato che sapeva scavare, gli davamo qualche soldo, quello faceva un po' il buco più grande per uno, per quell'altro, e siamo stati lì. Però lassù avevano 3, 4, anche 5 pagliai grossi. Quelli hanno piccato fuoco tutti in una volta. C'è stato un incendio di questi pagliai. Di sotto è venuta la battaglia grande dei tedeschi. Quando siamo usciti, dopo questa battaglia, il giorno dopo, che si è venuto silenzio, siamo usciti. I morti erano su, c'era un vigneto, tutti morti così. In cima avevano seppellito un soldato, ma l'avevano seppellito, non è venuto proprio bene tutto. Gli era rimasto un ginocchio e un po' di gamba scoperta, e l'avevano messo una croce in legno, è scritta molto, ma molto bene, tutto inciso, il nome di questo soldato, che si chiamava Fritz Niemann. E noi dal rifugio venivamo, la battaglia, la notte, le cose, come si chiamano, quelli filanti che buttano nel cielo, tutti questi raggi nel cielo, vicini, tutto questo. E ce n'era. Si vedeva tutta la battaglia di Rimini, quello. Veniva da Cattolica e di qua, quel bel pezzo di cielo, in quella bella volta, si vedevano tutti questi lavori.
questo dal rifugio lo vedevamo. Era in un certo senso una bellezza vederlo, una cosa straordinaria. Quando siamo tornati abbiamo trovato la casa che c'erano stati i soldati, avevano fatto un ospedale da campo, ci hanno detto. Ma di sopra, all'altro piano, c'era la sala grande, lì le montagne. Sopra le montagne c'erano i camosci. Era scritto Murat, Die Camps.